Eccoci qua. La storia che vi leggo oggi è una storia recentissima, scritta più di 4.000 anni fa dal popolo dei Babilonesi, quelli che abitavano l'antica Mesopotamia. Malgrado sia una storia tra quelle più antiche scritte dall'uomo, ci dimostra come i Babilonesi sapessero ridere e soprattutto come si occupassero di questioni che riguardano ancora noi oggi, 4.000 anni dopo. La storia, infatti, che vi leggerò racconta di come è nato il mal di denti. Dopo che Dio ebbe creato il cielo creò la terra. La terra creò i fiumi crearono i fossi crearono il fango e il fango creò il verme. Ma il verme non aveva nulla da mangiare. Andò dunque dal Dio della giustizia e pianse, 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 e al cospetto del Dio della saggezza, Ea, versò fiumi di lacrime. Che cosa mi darai da mangiare? Gridò. Che cosa mi darai da bere? Io ti darò fichi maturi, rispose il Dio della giustizia. Io ti darò albicocche. Che mi varranno i fichi maturi? Gridò il verme. E a che mi serviranno le albicocche? Toglimi invece dal fango e mettimi tra i denti dell'uomo. Dammi un posto tra le sue mascelle, perché io possa bere il sangue dei suoi denti e nutrirmi delle radici delle sue mascelle. Benissimo, rispose il Dio della giustizia. Tu hai fatto la tua scelta. Puoi dunque metterti tra i denti degli uomini. Puoi metterti tra le loro mascelle, ma d'ora innanzi e per sempre, la possente mano di Ea si leverà contro di te per schiacciarti. E così fu. E così è. Il dentista, che è un lavoratore di Ea, si accanisce contro la carie, il verme dei denti. E visto che in questi giorni avrete qualche difficoltà ad andare dal dentista, se avrete mal di denti, ripetete 3 volte questa storia e come per incanto il mal di denti vi passerà. Ciao!